Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere sempre aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un nuovissimo plugin appena uscito che si chiama Drum Enhancer della Audifield, che, come il nome suggerisce appunto, si occupa di comprimere, equalizzare e colorare il nostro bus di batteria, nel caso specifico come ascolteremo, oppure i singoli componenti della batteria. In questo momento sto lavorando il mastering di un progetto appena realizzato ed ho deciso di utilizzare il Drum Enhancer sulla traccia di batteria. Sentiamola in modalità singola. Abbassiamo un po' il volume. Togliamolo. Analizzando l'interfaccia da sinistra a destra troviamo il livello di ingresso del plugin, la controfase, un gating, la possibilità di scegliere un gate che agisca in maniera soft o hard, il threshold del compressore, il tipo di applicazione, quindi avremo già dei preset interni che ci aiutano nella compressione e quindi anche nel colore da dare a ogni singola parte della batteria. Le tre sezioni sotto sono suddivise appunto in kick, snare, toms e other. Nella parte kick, come anche nelle altre, abbiamo la possibilità di scegliere la configurazione modern, heavy e vintage, che richiamino un po' i colori e la sensazione appunto che si ha sul sound da assegnare a ogni singolo strumento. Non credo molto nei preset, ma comunque sono dei punti di partenza da cui poter poi elaborare il nostro sound preferito. Nel caso specifico, come vedremo, andremo a lavorare sulla funzione bus e applicheremo il nostro plugin in maniera autonoma. Il compressore può essere attivato e spento, come vediamo. Stesso discorso per l'equalizzatore. L'EQ può essere posto in pre o in post e abbiamo anche un controllo della saturazione nella fase finale, sempre attivabile attraverso SAT. Questo ci permetterà di colorare ulteriormente il segnale fino a distorcerlo completamente o renderlo soltanto più presente. Ultimo ma non ultimo, l'accensione del low pass filter, dell'high pass filter assegnabili all'EQ e il livello d'uscita. Ascoltiamo la batteria in solo. Nel caso specifico, questa batteria è un mix tra batteria elettronica 808 e la batteria acustica, per cui è un ibrido su cui possiamo iniziare ad applicare il nostro compressore. Spengiamo la sezione EQ e Saturation, sentiamo come funzionano. In base al livello di threshold avremo più o meno squashing. Diciamo che così è abbastanza. Qua abbiamo il mix dry e wet, non esageriamo tantissimo. Il make up gain serve appunto per recuperare quello che viene perso. Ripartiamo. L'equalizzazione, aggiungiamo un pelo di bassi e di alti per dare più profondità alla batteria. Questo altera anche il carattere della batteria. Ascoltiamo quindi il suono, facciamo attenzione al suono del rullante con e senza il compressore. Cambiare ulteriormente il carattere di questa batteria, possiamo tranquillamente accendere anche il saturator. Chiaro, rullante più avanti, troppo. Sentiamo come cambia radicalmente l'aspetto delle medie. Schiacciando ovviamente limitiamo i piatti a favore di casse rullante. Ok, sentiamolo all'interno del mix, partiamo da capo. Siamo.
ways to escape, but I came to the end of a game. Vediamolo. Every word is like a play, give me a reason yet to play. What did I do this time? I'm crawling in the grind, bring me away from here. Bring me where the walls are just a fear. Tell me when I didn't trust, hoping everything was fast. Controlliamo sempre che il make-up game non vada in distorsione. Facciamo anche un giro tra i preset. Ipercompressa. Some people ask me what I really want, but I never answer. This is all. I just look for ways to escape, but I came to the end of a game. Super compressa. Vi consiglio di scaricare la demo e di provarlo. Come avete visto, personalmente non sono un amante dei preset, quindi cerco sempre di lavorare utilizzando l'orecchio per cercare il timbro ed il suono migliore in grado di apportare qualità al brano che sto mixando o masterizzando. Spero che questa recensione vi sia stata utile. Vi aspetto ai seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!